Diamo il benvenuto ad Andrea Boggio, Country Head di Jupiter Asset Management. Partiamo subito con una riflessione un po' di prospettiva sull'industria. In particolare vorrei capire da lei come si sta evolvendo il rapporto tra gli asset manager e il mondo delle reti, dato che qua siamo appunto a consulenza. Certo, grazie mille. Ma diciamo che quest'anno continua l'evoluzione del rapporto tra i gestori e le reti, che è chiaramente testimoniato da quello che vediamo come riscontro commerciale sui prodotti. Tendenze che vediamo molto forti sono ad esempio il fatto che le reti tendono a prediligere un numero più ristretto di partner, ad essere in qualche senso un pochino più chiuse rispetto al passato, però a stringere delle partnership molto forti con i player che preferiscono. Questo da un lato può sembrare il contrario di quello che il legislatore inizialmente voleva, però è una naturale evoluzione che porta anche a scegliersi i migliori partner. Quindi vediamo in questo periodo magari un po' meno preferenze per il collocamento diretto dei fondi, vediamo resistere ad esempio il collocamento degli contenitori come le polizze assicurative, ma vediamo diciamo molto lavoro sia sulle gestioni patrimoniali che sui progetti più tailor made, più diciamo specializzati di white label, quindi gestori terzi che gestiscono prodotti delle reti stesse. All'interno, per rimanere sempre sull'attualità, all'interno di questo contesto di mercato, anche in funzione dell'anno appena iniziato, volevo capire da lei come si colloca la vostra proposta commerciale. Certo, beh, Jupiter si colloca decisamente tra i gestori attivi, quindi nel dibattito attivo-passivo noi non abbiamo alcun dubbio, siamo un gestore fortemente attivo. Nella convinzione che in questi anni fa la differenza avere una proposizione marcatamente performante, insomma, noi siamo convinti che in questi anni giustificare delle commissioni non da ETF sia possibile soltanto se i fondi sono veramente diversi dal venture, veramente diano un valore aggiunto o riescano a dare un ritorno assoluto nel caso degli absolute return, dei total return. Quindi la nostra, in un anno che ancora può presentarsi con problemi di volatilità e di incertezze, noi stiamo parlando molto di soluzioni in grado di proteggere, come Global Absolute Return ad esempio, o comunque addirittura di fare bene in periodi in cui saltano le correlazioni e tutte le asset class a volte vanno nella direzione sbagliata contemporaneamente. In questi periodi è importante avere dei prodotti decorrelati in grado di combattere appunto mercati volatili e in direzione sbagliata, per cui cerchiamo di suggerire il fatto che in portafoglio ci sia una porzione dedicata a prodotti non perfettamente correlati con l'azionario e l'obbligazionario. Grazie.